Padova, nella prestigiosa sede di MAG, Modern Art Gallery, in piazzetta Bussolin, è stato inaugurato l'archivio storico della Francis Bacon Collection. Al suo interno saranno conservati, oltre agli archivi relativi all'artista, anche una sezione bibliografica e un importante nucleo di opere su carta del grande maestro irlandese, già esposto in importanti sedi museali in tutto il mondo. Oggi è una giornata importante. Innanzitutto sono Massimo Ferrarotti, sono l'amministratore delegato di Spirale Milano, una società che nasce nel 1964, fondata da mio padre, e da più di 50 anni ci occupiamo d'arte. La nostra sede a Milano, contestualmente alla realizzazione della società, abbiamo creato un'associazione culturale che si chiama Spirale di Idee e si occupa di divulgare il concetto, il progetto di valorizzazione delle grandi collezioni d'arte, ma anche una piattaforma dei giovani artisti all'interno dei musei e della trasversalità che in questo momento il mondo dell'arte richiede, un mondo che sta andando in una direzione molto più complessa e organica rispetto a qualche anno fa. E forse questo nostro nuovo progetto di MAG, More Than a Gallery, più di una galleria, che mi vede come direttore artistico, è proprio l'esemplificazione di quello che è un momento di cambiamento. Il nostro progetto è una piattaforma culturale di valorizzazione, dicevo, dell'arte moderna e dell'arte contemporanea. Si sviluppa attraverso, per quanto riguarda l'arte contemporanea, è un progetto di scouting che guarda prevalentemente il territorio in questo momento di Padova e i suoi artisti. Ed invece l'arte moderna si sviluppa attraverso l'acquisizione di collezioni, spesso inedite, che fanno parte di una progettualità finalizzata all'aumento del loro valore storico, intellettuale, ma anche economico, spessissimo, perché ci confrontiamo con i musei che possono ospitare e soprattutto con chi ci dà l'opportunità veramente di cambiare un linguaggio della collezione stessa, per cui curatoriale, storico e scientifico. Ad accompagnare il pubblico alla scoperta di Bacon è l'avvocato Umberto Guerini, memoria storica della collezione, che ha presentato il primo volume del catalogo ragionato della Francis Bacon Collection, pubblicato da Scripta Manet in un pregiato volume e curato da Serena Baccalini, direttrice del comitato scientifico della collezione. Questa collezione è una collezione che oggi è unitariamente composta da 650 tra pastelli, disegni, collage, le tipologie, alcune le rivedrete, le avete già viste nella mostra che è sotto in questo primo galleria-museo che sarà la prima e immagino che ne seguiranno altre, questo è il nostro proposito. Quindi riproduce fondamentalmente la poetica di Bacon, le scelte di Bacon, le sue ossessioni,